Ben arrivata. Grazie. L'Opera ha pensato già prima della crisi di voler migliorare la qualità della propria offerta culturale, sia per permettere alle persone che venivano a visitarla, gli 800.000 visitatori che avevamo prima e quelli che verranno dopo, di comprendere meglio questo luogo, sia per poter generare da questo luogo percorsi di visita in città e anche nel territorio regionale che ci permettessero di promuovere luoghi meno visitati ma ugualmente belli e importanti. Lo strumento principale per questo intervento è il nuovo percorso di visita che sposta l'ingresso dal primo chiostro dove ci troviamo ora e permette alle persone di poter comprendere prima di entrare in Basilica, che è il luogo più importante, più bello e anche più ricco di capolavori, sia quella che è stata la storia della comunità francescana, sia il rapporto tra le opere d'arte che sono state commissionate e la religiosità francescana e la storia del convento. Perché chiaramente questo permette una visita più approfondita e una relazione col luogo molto più positiva e anche più coinvolgente. L'Italia intera, il mondo ha vissuto. Questo, ripeto, è un complesso monumentale che vede la partecipazione di un pezzo dello Stato, del mondo della Chiesa, del Comune, del mondo prefettizio, delle sovrintendenze. Siamo tutti qua a rappresentare la volontà di renderlo più efficiente, più pronto ad una riapertura che sarà anche un simbolo di rinascita. Quindi è una giornata importante, aspettando la conferma di una zona gialla, perché questo ci concederà la riapertura dei luoghi di cultura. Ieri sera ho avuto un incontro con il presidente della regione insieme al nostro sindaco per iniziare a lavorare su questa idea di riapertura dei luoghi della cultura, e devo dire siamo pronti, entusiasti, e i direttori dei nostri istituti sono tutti, come dire, prontissimi a riaccogliere il pubblico. Lo spazio che recuperiamo, che non era visitabile, è il loggiato superiore, che è proprio alle nostre spalle e che è stato realizzato nell'Ottocento per realizzare una sorta di introduzione teatrale alla Cappella Pazzi, e che non è mai stato aperto al pubblico e che invece sarà visitabile grazie alla realizzazione di un ascensore e di un elevatore nuovo, quindi all'abbattimento di tutte le barriere che rendono difficili gli spostamenti interni, permetterà di vedere la Basilica dall'esterno e la Cappella Pazzi da un punto di vista assolutamente inedito. Bene.